il rapporto 6 a 4, attuando la divisione, porta ad 1,5, che è l'immagine unitaria dello spazio-tempo. Lo spazio dell'unità, cui si aggiunge il tempo del suo dimezzamento binario, espresso nei 5 decimi. Ebbene, questa dimensione porta anche all'unità della molecola, la quale ha la formula di 6 per 10 alla 23 ciascuna. Vediamo bene che abbiamo un 6 che moltiplica la base 10 elevata ad un 6 per 4 che fa 24, ma che poi è diviso per una unità e diventa 23. Chiaramente l'indice 23 deriva dall'indice 24 di 10 elevato a 24 diviso per 10, il che lo risolve nella dimensione decima della massa, poiché il 6 per 4 moltiplica tra di loro le quattro dimensioni della realtà spazio-temporale. Per tutti i 6 versi percorribili da questa realtà nel sistema tridimensionale, il prodotto 6 per 4, 24, porta a tutti i versi, come porta in altri settori, alle 24 ore intere della giornata terrestre. In questo caso però, poiché noi dividiamo 10 elevato a 24 per 10 e lo risolviamo in 10 alla 23, esprimiamo con ciò il riferimento alla massa decima, perché è riferito a un decimo. E quindi noi siamo sempre all'interno di una rappresentazione della massa, che con il 6 esprime tutti i versi percorribili, dall'unità 10 alla 23, che è l'unità della massa, che va dovunque, a livello 24, e che si dimensiona nel decimo dividendosi per 10. Questo 10 alla 23, che è una massa, quando percorre tutti e 6 i versi della dimensione spaziale, perché sono 3 le direzioni dello spazio e ogni direzione ha 2 versi, quindi tutti i versi totali delle componenti sono 6, quindi quando 10 elevato a 23 percorre tutta l'espansione di quel 6 che è il vincolo del sistema ortogonale, allora abbiamo la rappresentazione della molecola. Ma come l'abbiamo ottenuta? Con il 4 per 6, laddove invece il 4 diviso 6 è il valore inverso. Ecco, noi otteniamo il valore della molecola attraverso il valore inverso ai 6 quarti. Il valore inverso ai 6 quarti è dato dal prodotto 6 per 4, che però si pone come un valore assoluto, ossia si poggia sul ciclo 10 e si riferisce a un decimo. Da ciò risulta in un modo abbastanza evidente perché la molecola derivi
dal rapporto di 6 quarti, che poi è il rapporto inverso a quel 4 sesti che spande tutto il flusso. L'inverso lo ammassa nella molecola.